Siamo nella nuova sala dedicata a Raffaello e Michelangelo. Qui vengono riuniti 11 capolavori assoluti della storia dell'arte, 11 capolavori che tra l'altro documentano il momento unico nella storia dell'arte quando Firenze era il centro del mondo, la scuola del mondo come dicevano all'epoca, con Raffaello e Michelangelo in pieno dialogo, e questo si può rivivere, ripercorrere. Abbiamo portato il Missing Link, cioè il doppio ritratto di Maddalena e Agnolo Doni, e l'abbiamo ricontestualizzato, messo insieme al Tondo Doni commissionato da questa famiglia, quasi sicuramente in occasione della nascita della loro prima figlia nel 1507. E qui abbiamo anche un altro grande maestro del Rinascimento, che è Fra Bartolomeo. Fra Bartolomeo oggigiorno non viene spesso elencato tra i massimi artisti del periodo, questo però è uno sbaglio, era veramente un artista di fondamentale importanza, e si vede qui che non era soltanto Fra Bartolomeo a prendere da Raffaello, ma dava anche a Raffaello, c'è una vera amicizia, un vero dialogo, e così come erano in competizione i grandi artisti del periodo, lo erano anche i grandi committenti del periodo. Infatti i Doni e il Nasi, altro fiorentino del periodo, cercavano proprio di avere opere dai più famosi artisti, dai migliori artisti del periodo, di avere i migliori pezzi, e quindi si vede questo. Un'altra dimensione ancora che noi conserviamo dall'allestimento precedente, ma lo articoliamo in maniera diversa, è l'importanza della scultura classica greco-romana e praticamente ellenistica per Michelangelo, ma non solo per Michelangelo, anche per Raffaello. Per questo motivo abbiamo portato anche il San Giovannino di Raffaello e Scuola, che storicamente era nella tribuna, quindi la qualità straordinaria di questo quadro fu completamente riconosciuta, per far vedere che anche Raffaello poi vedeva questa sensibilità e attenzione di Michelangelo per la scultura ellenistica, e lo ritraduceva prendendo spunto proprio dal Laoconte trasformando questo vate antico in un profeta biblico.